Scorrendo il cammino del Siena in campionato si potrebbe storcere un po' il naso, vista la vittoria all'esordio con il Cagliari, le due sconfitte con Milan e Palermo e il pareggio di mercoledì sera ad Ascoli. Ma in fondo nelle partite cosiddette possibili, come quella di oggi con il Messina, i toscani non hanno ancora sbagliato un colpo. Motivo per cui De Canio non perde coraggio e fiducia proponendo un 3-4-1-2 con Locatelli alle spalle delle due punte Chiesa e Bogdani, con l'ex Portanova in difesa preferito a Colonnese. Per Mutti, reduce invece da tre pareggi consecutivi, scelte meno audaci, con D'Agostino in panchina, un Mamede in più a centrocampo per dare sostanza al reparto, e in avanti Di Napoli, accoppiata allo Zlatan meno conosciuto, non Ibrahimovic ma Muslimovic. La chiave del match sta però nel duello di faccia destra tra Alberto ed Aronica, un Aronica travolto dalle continue discese dell'ex giocatore dell'Udinese, decisivo già al decimo quando di prima pesca Chiesa, a sua volta abile nel premiare il rimorchio di Locatelli. Il resto lo fa il fantasista, che mette Suara di pancia a terra e poi pesca di destro il varco lasciato da Fusco sul primo palo. Un Siena champagne che però evapora in fretta quando Zorò, minuto dopo, sfrutta la libertà in area bianconera per girare alle spalle di Mirante il pallone dell'immediato 1-1. Tutto da rifare per il Siena, ma si tratta in pratica di seguire il solito copione, discesa di Alberto ignorato da Ili e Bedaronica e conseguente brivido per il povero Storari. Mutti colpevolmente assiste immobile al monologo del brasiliano, pensando magari di cambiare qualcosa solo alla fine del primo tempo. Troppo tardi, evidentemente, per evitare che al 28esimo Bogdani e Chiesa non infieriscano sulla difesa del Messina. Nuovo vantaggio senese, terzo gol in campionato per il tonico Enrico Chiesa di questi tempi. Per fermare lo scatenato Alberto, al Messina non resta che provare a tenerlo sulla difensiva, e l'idea non sarebbe neanche malaccio se solo Aronica non scambiasse il tiro in porta per un rinvio dalla difesa. Per il Messina non è veramente giornata, e così a meno 4 dall'intervallo ci pensa una colossale ingenuità di Muslimovic a complicare ulteriormente le cose a Bortolo Mutti. Uscire palla al piede dall'area non è una grande idea, soprattutto con Portanova pronto allo scippo. L'arbitro De Marco è bravo ad interpretare l'intervento pulito del difensore del Siena, e così per Chiesa, pescato da Locatelli, è ancora una volta semplice infilare la porta siciliana. Senza il gol di Zorò, in fin dei conti abbastanza casuale, il Messina sarebbe già rassegnato al peggio dopo soli 45 minuti di gioco. Mutti conserva invece l'illusione di poter inventare nell'intervallo qualcosa che riesca a cambiare la partita, ma il sogno del tecnico giallorosso dura poco, esattamente 19 secondi. A fargli cadere le braccia è Fusco, che trasforma il controllo più semplice in un assist per Locatelli, che l'ex bolognese non può non sfruttare. Diagonale di sinistro e palla del 4-1 alle spalle dell'incolpevole Storari. Mutti, nonostante tutto, continua ad allenare, sostituendo Muslimovic e il fantasma di Donati con Yanagisawa e Rafael, mentre poco dopo De Canio giudica chiusa la partita regalando a Chiesa la meritata standing ovation. Al suo posto Paolo Negro. In realtà prima della fine, visto che manca ancora mezz'ora, c'è spazio per un'altra fiammata del Messina, con Di Napoli impegnato in uno strano 1-1 a metà campo con Portanova, con tanto di tunnel finale su Mirante, che rende giustizia alla classe sempreverde del Re Artù di Messina. La classica azione fuori dagli schemi, all'interno di un discorso ormai chiuso da un tempo.